Attualmente è in coma farmacologico. Sua figlia in questo momento è con Antonio? Sì, vicino al suo letto, onde Leo, nel tempo che gli permetteranno i medici. È due ore che non la sentiamo perché voleva essere lasciata in pace un po'. Prima di partire, che cosa le aveva detto Antonio? 3-4 giorni prima era entusiasta di questo viaggio, ci teneva tantissimo e sta tentando di prendere il patentino di giornalista, e ce l'avrebbe fatta, anche perché è uno che quando vuole qualcosa lo ottiene, insomma. Ed è il suo sogno quello di fare il giornalista? Ci teneva tanto, ma lui dopo è anche incuriosito da tante altre cose, politica, anche un po' la politica, un po' la situazione europea, è un europeista convinto. Che cosa sa del momento in cui c'è stato l'attacco? L'unica cosa era che erano in 3, 2 ragazze e lui, e le ragazze sono scappate, si sono rifugiate in un locale pubblico, e purtroppo lui era rimasto qui dietro, ha raggiunto e le ragazze non sono neanche portate dal proiettile. Antonio dovrebbe essere caduto, e quando loro si sono accorte che Antonio non c'era, loro erano già dentro il locale.